Buongiorno! Avevo proprio voglia di fare un vlog, anche perché l'ultimo video è l'house tour e quindi volevo un po' parlare con voi. Oh mio Dio, mi sono appena resa conto guardandomi che ho dimenticato l'illuminante. Guardate, sono completamente matte, non posso vedermi in questo modo. Andiamo subito a risolvere la situazione. Comunque dicevo che sono felicissima che vi sia piaciuto l'house tour e volevo ringraziarvi tantissimo per tutti i commenti bellissimi che vi avete lasciato. Vi appoggerò qui, anche se è un po' basso, però ci può stare. Spero non cadiate perché siete in bilico. Però vado ad applicare un po' di illuminante, che è questo qui di Becca. Continuo ad utilizzare lui anche dopo tutto questo tempo. Lo sto utilizzando veramente da mesi ormai e lo applico come al solito. Oh, finalmente mi sento me. Senza illuminante non sono io. Poi sul naso. Scusate se in sottofondo sentite rumori, ma ho tipo tutte le finestre della casa aperte perché oggi è una bellissima giornata. C'è il sole, fa caldo e quindi ho aperto tutto. A differenza magari di molte persone, io sono felicissima che ci sia il sole anche se stiamo in casa. Ovviamente preferirei uscire, però comunque a me dà molta molta gioia vedere fuori il bel tempo, anche se devo stare in casa. Quindi io sono felicissima di queste giornate, spero continui così. Ora il make up è davvero finito. Dopo dovrò sistemare, anzi lo faccio subito, meglio di sì. Devo sistemare tutto quello che ho utilizzato: correttore, cipria, fondotinta, tutti i pennelli. Adesso sistemo e torno da voi. Ecco fatto! Non so ancora cosa mettere in quel vassoio, ma per ora provvisoriamente è lì. Tra l'altro, proprio riguardante la casa, dopo ho delle cose nuove da fare. Ci sono troppi rumori! E le persone dovrebbero stare in casa, continuano a passare moto e macchine, vabbè. Comunque, dopo vi faccio vedere delle cose che mi sono arrivate in questi giorni, che avevo ordinato ormai anche 3 settimane fa, però ovviamente con la situazione che stiamo vivendo hanno fatto un po' di ritardo perché non sono beni di prima necessità, sono decorazioni per la casa. Però finalmente mi sono arrivate e volevo aspettare prima di fare l'house tour, l'home tour, perché lo stavate aspettando da tantissimo tempo e quindi ho detto basta Cleo, fallo, registralo, perché la casa non sarà mai perfetta per te, per i tuoi occhi, quindi ci sarà sempre un motivo per non registrare l'house tour. Quindi ho deciso di farlo e appunto poi continuerò comunque a condividere con voi come decoro le stanze, le rivoluziono. Sapete che io ogni tot devo cambiare tutto nella mia vita, quindi per le persone che amano i video sulla casa, tranquilli, continueranno. E appunto dopo vi faccio inizio a farvi vedere cosa mi è arrivato. Vabbè, cambiamo stanza che è meglio. Stavo vedendo live, non è la d'Urso, lo stavo recuperando. E a proposito dello studio, ora sono tornata in salotto, volevo avvisare tutte le persone che mi hanno detto di comprare un microfono per i video quando sono seduta per terra in studio, e volevo avvisarvi che l'ho comprato. Non so quando arriverà, sempre per il solito motivo, però ho iniziato a portarmi avanti e quando arriverà sapete che prima o poi i miei video non avranno più l'eco, si spera. Ovviamente non parlo dei vlog, ma parlo di quando appunto sono in studio con la postazione fissa. Purtroppo la stanza è grande e ancora non pienissima di mobili e cose, soprattutto tipo tappeti e cuscini, quindi il suono viene fuori con l'eco. E spero appunto che col microfono che ho comprato per la macchina fotografica, proprio un vero e proprio microfono esterno, spero che questo risolva la cosa, quindi poi faremo anche tutte le prove. Ma stavo andando in cucina per darmi una brutta notizia. Adesso ovviamente qui c'è il rumore della caldaia, tanto in questo momento posso un attimo fermare i caloriferi che sono al minimo perché fa caldo, però allo stesso tempo la sera poi non è così caldo, quindi adesso devo aspettare che si fermi per i caloriferi. Vi ho appoggiato qui sulla nicchia che dà sulla cucina, ma la caldaia sta ancora andando. Però in compenso ho trovato una bellissima postazione per fare i video di cucina, che non ho mai fatto. Però con questa postazione potrebbe venire una cosa bella. Non ha intenzione di spegnersi questa caldaia. Ok, finalmente non c'è più rumore fastidioso in sottofondo. Devo darvi una brutta notizia, come stavo dicendo, ovvero che ho aperto la scatola del mio... Non so dove ve l'ho detto. Ah, mentre stavo sistemando lo studio, nel video dove sistemo lo studio, vi ho fatto vedere che
io ho due macchinette, non so come dire, per fare i dolci. Questa è per i waffle, eccola qua, e l'altra è per fare i brownies, che invece ho via perché ancora non ho gli ingredienti per fare i brownies. Volevo iniziare dai waffle perché sono un po' più semplici, nel senso che la ricetta più o meno è tipo i pancakes, però fatti con questa forma sono waffle. E io lo sapevo già perché l'avevo comprato, oddio, ormai un anno e mezzo fa, perché lo sapete che io dovevo trasferirmi, ma poi ci sono stati ritardi, quindi io mi ero già preparata un sacco di cose. E c'erano questi due che avevo preso su Urban Outfitters tipo un anno e mezzo fa, e mi ricordavo che avessero la presa inglese, perché appunto Urban Outfitters è inglese, spedisce, cioè, o meglio, qui in Europa spedisce dall'Inghilterra. Quindi lo sapevo già, ma io ero sicura di avere qui in casa l'adattatore che dall'inglese porta la presa a essere italiana, visto che viaggiando molto, molto, oggi non so parlare, e comprando anche cose in giro per il mondo, io ho di solito veramente adattatori di tutti i tipi. Vado per cercarla e non è qui in casa, quindi probabilmente l'avrò lasciata a casa dei miei dopo l'ultimo viaggio che ho fatto, credo. In ogni caso, oggi volevo fare con voi i waffle, ho anche preso tutti gli ingredienti, ma purtroppo non sarà oggi la giornata dei waffle, però ho ordinato subito su Amazon la presa che appunto da inglese porta all'italiana, che dovrebbe arrivare, spero, in questi giorni, e se arriva prima di Pasqua, ho già preparato nella mia mente, ho già pensato di fare il vlog di Pasqua, visto che farò per la prima volta Pasqua da sola qui a casa mia, e quindi mi voglio preparare i waffle per Pasqua. Oggi volevo fare con voi, diciamo, la prova generale prima di fare il giorno di Pasqua, ma a questo punto mi sa che dovremo farli insieme per la prima volta proprio a Pasqua. Ecco qua. Comunque ho preso i vari ingredienti, tra l'altro domani, che per me domani sarà l'8, mi arriva finalmente la spesa, che appunto con le tempistiche che ci sono in questo periodo l'ho fatta 10 giorni fa e mi arriva oggi 10 giorni, domani 10 giorni dopo, però vabbè, mi sono organizzata e quindi non vedo l'ora perché ho preso un sacco di cosine, tra cui anche l'uovo di Pasqua per festeggiare da sola. E se vi va, stavo pensando anche di registrarvi il video dove vi mostro la mia spesa, visto che è una cosa che facevo spesso quando vivevo a casa dei miei genitori, spesso condividevo con voi io che andavo a fare la spesa, però adesso che sono qui a casa da sola ho sempre fatto delle spese più piccole, ogni tanto, spesso per lavoro sono via, quindi non ho mai fatto spese con cose particolari o tante cose, mentre adesso che passo tanto tempo in casa in questo periodo ho deciso anche di prendere delle cose più sfiziose magari da cucinare, quindi se vi va vi posso fare anche il video della mia spesa, tanto mi arriverà domani. In più, ragazzi, ho fatto le nuove unghie, però con questa luce sembrano molto più blu rispetto al colore vero, perché dietro la luce è gialla e quindi la macchinetta fa risultare tutto molto più blu. Ora mi sposto perché dovevo solo lamentarmi del mio problema del giorno, ma chi se ne frega, l'ho già risolto. Speriamo che arrivi presto la presa. Quindi adesso spengo e vedete com'è blu, adesso si ristabilizzerà tutto. Andiamo qui davanti alla finestra che dovrebbe aiutare. Ok, forse ora la luce è un pochino più neutra. Queste sono le unghiette che mi sono fatta da sola, di nuovo con il semipermanente. Ho deciso di cambiare colore perché uno, già si vedeva un po' di ricrescita, due, per Pasqua sempre volevo farmi un colore più pastello rosino, e per fortuna tra i vari smalti che avevo c'era smalti semipermanente, ovviamente c'era anche questo, prima invece avevo un nude, e già che c'ero me li sono fatte anche sui piedi, quindi ho questo rosa sia su mani che su piedi. Non è stato facile, ma ce l'ho fatta, e per essere la seconda volta che mi faccio le unghie da sola devo dire che sono venute abbastanza bene, e tra l'altro sia la lampada che gli smalti, tutto quello che ho preso, per ora mi stanno piacendo perché comunque lo smalto dura. Infatti ho cambiato il colore solo perché sia volevo un nuovo colore per Pasqua, sia c'era un po' di ricrescita, però lo smalto non si è per niente sbeccato, non è saltata nessuna unghia, quindi per fortuna per ora non ci sono problemi a livello unghie, anzi mi piacciono tantissimo. Ora mi sto preparando il pranzo e la caldaia è ripartita, forse per l'acqua, boh, che cacchio ne so. Comunque ho messo l'acqua a bollire con il sale grosso, qui ho la mia pasta integrale, le pennette rigate, nel mio bellissimo piatto
questo con i pois rosa. E qui ho pronta la scatola di tonno, che ne ho tantissime, vabbè, ho la scorta. Oggi ho proprio voglia di pasta al tonno, semplice semplice. Allora, ve la faccio vedere solo per dirvi buon appetito, ma so che non è per niente una ricetta originale o particolare. Quindi pasta col tonno, buon appetito! Adesso vado a farmi il caffè perché dopo pranzo mi serve. E vi volevo far vedere, ma ve l'ho fatto vedere anche nell'house tour, che sto amando tantissimo queste cialde perché è l'espresso ma al caramello. Non è già zuccherato, nel senso che io che amo mettere lo zucchero nel caffè lo metto anche in questo. Però ha un retrogusto proprio di caramello, quindi sentite sia il sapore del caffè che del caramello, è buonissimo. L'ho trovato, se non sbaglio, all'Esselunga, comunque in generale nei supermercati, per cui ho tutte le mie altre cialde. Se no, altre volte normalmente uso questo di Starbucks, che è l'espresso normale. Però vi giuro, questo, ragazzi, mi sa che farò la scorta perché è top. Ok, grazie al caffèuccio mi sono un po' ripresa dall'abbiocco. Adesso vi faccio vedere le cose che appunto mi sono arrivate per la casa. E penso che vi appoggerò all'interno dell'armadio. Tanto la luce non è malissimo. E probabilmente ci sarà un po' di eco perché siamo nel mio studio. Guardate come ho mantenuto l'ordine, ragazzi, non mi riconosco più. Ormai sono una persona ordinata. Comunque, iniziamo dalle due cose che ho tenuto qui dentro perché sono un pochino più ingombranti rispetto alle altre. Quest'anta non vuole rimanere aperta. Allora, sono due specchi. Adesso ve li faccio vedere, vedrete tutto il riflesso, vabbè. Vediamo se si capisce. Ok, ecco qua. Si tratta di... vabbè, sì. State vedendo praticamente la macchinetta appoggiata sulla mensola. Comunque si tratta di questo primo specchio, che è a forma di occhio e quindi lo specchio fa tipo da pupilla. È tutto fatto in metallo dorato ed è una decorazione secondo me carinissima. Sapete che io adoro le cose a forma di occhio. L'ho trovato su Westwing, ecco, volevo dirvelo ma non ve l'ho ancora detto. Tutte le cose che vi faccio vedere le trovate su Westwing Now, ovvero questo sito di Westwing dove ci sono ogni giorno delle nuove promozioni, sconti su vari brand, non solo Westwing. Infatti questo, ora non so il marchio, ma il marchio è Doi. Comunque, le cose mi sono state regalate, le ho scelte io, ma questo video non è sponsorizzato da Westwing. Semplicemente Westwing ogni tanto mi dà questi buoni se voglio prendere qualcosa per la casa. Quindi appunto li ho scelti io sul sito di Westwing Now. E l'altro che ho preso, vedete, è sempre a forma di occhio, sempre questo specchio, che è dello stesso brand infatti. Però qui dice di appenderlo in questo modo, cioè il brand è scritto da questo lato, ma io lo appenderò per così, tanto c'è il gancio anche dall'altro lato. E questo invece è tutto nero. E qui mi sono resa conto ora che le ciglia sono sopra, sono solo sopra, mentre in quello oro sono sia sopra che sotto. Vabbè, la prossima cosa sono dei vasi, che però io probabilmente utilizzerò semplicemente come soprammobili. E si tratta di questi vasi a forma di mano, di probabilmente donna, ma potrebbe essere anche un uomo con lo smalto. Però credo che sia proprio una collezione dedicata tipo al girl power. E sono tutte queste mani, braccia, mani di donne che fanno il pugno come per dire girl power. E sono tre diversi. Vengono venduti separatamente, io li ho presi tutti e tre perché mi piacevano come decorazione su una mensolina della mia casa. E ognuno ha una grandezza diversa e un colore di pelle diverso. Quindi c'è questo qui più scuro. Aspettate perché non voglio rovinare nulla, non voglio distruggere nulla. C'è questo che è tipo più olivastro. E poi c'è questo che è più chiaro. Ora non riesco, cioè non voglio che mi cadano, però in realtà sarebbero... ok, questi tre. Tutti e tre con lo smalto rosso. E secondo me è una decorazione molto carina. Me l'immagino già appunto sulle mie mensole. Poi ho preso dei contenitori per cassetti, sempre di Westwing. Il marchio è Country Field. E sono praticamente queste coppie. Ho preso tre coppie di questi cestini, dove vengono venduti appunto uno più piccolo e uno più grande, credo.
che erano venduti così. Comunque ho 3 piccoli e 3 più grandi. Sono fatti di questo materiale che infatti perde un po' i pezzettini perché è tipo, ora non so che materiale sia, ma è tipo naturale, non trattato, quindi ogni tanto perde dei pezzettini. Mi piacevano molto questi due colori abbinati e questi li voglio utilizzare, penso, probabilmente per organizzare. Ci sono comunque i rumori, vabbè. Questi penso che li utilizzerò per organizzare la mia cassettiera in salotto, che ha tutti quei cassetti e adesso le cose sono dentro con delle scatole riciclate, però appunto ho visto queste su West Wing e quindi ho deciso di prenderne in totale 6. Così dove posso cerco di continuare a riorganizzare. L'altra cosa invece l'avevo già messa esposta per il house tour. È qui in salotto e si tratta di questo contenitore dove ho messo gli oli essenziali per il diffusore. È questa bocca rosa e mi piaceva molto abbinata qui in salotto perché da quel lato lì ho comunque una decorazione sul rosa, quindi questo rimane qui. E tra l'altro mi sono resa conto ora, raccimolando tutte le cose che mi sono arrivate, che avevo sparso per la casa, che in realtà mancano ancora delle cose che mi devono arrivare. Ovviamente sta arrivando un po' tutto con i suoi tempi, però in realtà avevo preso anche 2 quadretti, quindi qui c'è il casino perché vi ho appena fatto vedere tutto quanto. Comunque presto mi arriveranno altre cose. Quando pian piano avrò tutto, varie novità, decorazioni, voglio farvi appunto un video dedicato alla sistemazione e decorazione di nuovo un po' delle stanze. In particolare ve l'ho già detto che nella mia camera dove dormo ci sono un sacco di cose da fare. Ora penso che giocherò un pochino ad Animal Crossing. Ormai lo sapete, ve l'ho detto, che ho preso la Switch, ho preso Animal Crossing e lo sto amando. Mi sta facendo un sacco passare il tempo quando sono un pochino più annoiata. Sicuramente sto anche vedendo film, serie TV. L'altro giorno ho visto Alice in Wonderland, che è uno dei film Disney che amo di più, e sto anche programmando di rivedermi tutta la saga di Pirati dei Caraibi, anche quella la amo. Ma in generale voglio vedermi, rivedermi anzi, un po' di film con Johnny Depp, è uno dei miei attori preferiti. In più ho anche iniziato e finito completamente la nuova stagione della Casa di Carta. Non vi dirò nulla perché c'è uno spoiler, cioè dirvi cose sarebbero spoiler, però posso dirvi che mi è piaciuta un sacco. Magari su Instagram, visto che me l'avete chiesto, nei prossimi giorni ne parlerò. Sto aspettando che più persone la vedano perché io veramente l'ho finita tipo il giorno dopo che è uscita e quindi vorrei parlarne con gli spoiler solo quando più persone l'hanno vista. Però se non avete ancora visto la serie La Casa di Carta, guardatevela adesso che avete tempo su Netflix, perché è una serie meravigliosa, veramente top. Io di solito non amo le cose di azione dove ci sono spari o rapine, ma questa è fatta veramente benissimo, cioè ha praticamente più generi di serie TV tutti messi insieme. Tra l'altro è spagnola, ma non sembra per nulla, diciamo, una produzione non americana, cioè sembra veramente una serie TV come tutte quelle americane, non si capisce per niente, secondo me, che è spagnola, ecco, quindi ve la consiglio tantissimo. E adesso che l'ho finita sto recuperando una serie di cui non vi dirò il nome ancora perché purtroppo esistono queste persone simpaticissime che amano fare gli spoiler a chi dice che sta vedendo una serie, quindi siccome non l'ho ancora finita non ve lo dirò qual è, però poi ve lo dirò. Comunque si tratta, continuo a starnutire per l'allergia, comunque si tratta di una serie che avevo già iniziato, poi avevo un po' abbandonato perché comunque gli episodi sono tantissimi, ma adesso che ho più tempo la sto continuando e sicuramente la finirò. Ma parlando di Animal Crossing, anche questa è una cosa che consiglio a tutti se vi piacciono i giochi tranquilli, rilassanti, dove devi creare la tua vita. Vi consiglio Animal Crossing tantissimo per la Switch, che è uscito a marzo, quindi è nuovissimo come gioco. E siccome tanti mi hanno chiesto di far vedere la mia casa e la mia isola, però non a tutti interessa, pensavo di farvelo vedere adesso in un vlog e non farci dei video dedicati, perché so che cioè l'argomento è un pochino più di nicchia. Però se vi interessa, anche se non giocate, tu devi creare la tua vita, il tuo personaggio, e devi arredare sia la tua casa che la tua isola. La mia isola si chiama Eroda e ho preso ispirazione
ispirazione da un video di Harry Styles dove lui crea questa isola che si chiama Eroda, che sarebbe la parola adore messa al contrario, quindi l'ho chiamata così in onore di Harry. E adesso cercherò, vediamo se riesco, di fare una ripresa alla Switch per mostrarvi la mia vita su Animal Crossing. Forse riuscite? Pulisco un attimo lo schermo, vediamo com'è. Sì, secondo me riuscite. Forse devo abbassare un po' la luminosità. Ok, sì, più o meno ci siamo. Allora, ora cerco di farvi vedere il mio personaggio, che ho chiamato col mio nome. Bene, proprio davanti all'albero dovevo andare. Ok, questa sono io. Il vestito che indosso l'ho creato io. Bellissimo. E ho su questo zainetto. Aspettate che tolgo. Ah, cavolo, devo uscire un attimo. Ok, ho tolto il retino. Appunto, dicevo, tra l'altro sì, ho i cerotti, è una decorazione che ho dovuto mettere per fare una cosa, ma in realtà non è successo nulla al mio personaggio, non c'entrano nulla i cerotti. Comunque ho questo zaino dietro che è a tema Pasqua, perché in questo periodo c'è l'evento di Pasqua sul gioco. E questo è il mio fantastico outfit, con i capelli rosa ovviamente. E sul retro vedete la mia casa, che poi dovrò cambiare, però per ora è tipo rossa con il tetto giallo. Vabbè, non mi fa impazzire, ma poi più avanti potrò cambiarla. E questo è il mio giardinetto con tutti i fiori. Io amo tantissimo questi fiori qua. Ora vi faccio vedere l'interno. Vediamo. Sì, non è l'ideale questa inquadratura, però praticamente ho tre stanze. Qui c'è una specie di cucina che devo ancora finire perché non ho trovato tutti gli oggetti. Però per ora ho questo tostapane, ho il rubinetto, quella mensolina, qui ho il divano. La cosa di cui sono più fiera è il set per leggere le carte, lo vedete? Qui sul tavolo, è bellissimo. E qui c'è la mia tarantola, che è il mio animale da compagnia, e c'è anche uno scheletro e un altro divano. Qui c'è... ah, e ho anche il criceto nella gabbietta. Questa è la stanza che per ora ho dedicato al tema della Pasqua, perché appunto c'è l'evento in corso e quindi tutte le cose che creo a tema Pasqua le metto qui dentro, ma poi cambierò. Andiamo nell'altra. Questa invece è la camera tutta rosa, sarebbe la mia camera da letto. Vedete, lì c'è il letto, il comodino, un amplificatore, sulla parete c'è appeso il mio pigiama e qui c'è con un separé anche la zona bagno, che ha solo il bidet e non il water perché non l'ho ancora trovato e quindi non ho potuto comprarlo. Qui c'è la scrivania, c'è lo specchio per specchiarmi, la luce, vedete? Qui ho creato proprio la zona, diciamo, notte, tutta rosa. Per quanto riguarda l'isola invece, a parte la bellezza dei ciliegi in fiore, sono bellissimi, la mia isola ancora non è proprio il top del top perché devo ancora sistemarla. Però vedete, qui c'è un tavolo a caso che devo ritirare, qui c'è il museo della città che è meraviglioso, poi c'è la spiaggia, qui ho fatto, ci sono i frammenti di stella, devo raccoglierli tutti. Comunque qui ho fatto la mia postazione per prendere il sole. Vedete? Sotto la palma, bellissimo. Qui ci sono un po' di miei abitanti. Qui c'è la zona dedicata sempre alla Pasqua, sempre con tutti gli oggetti di Pasqua che poi toglierò. Qui c'è la zona dedicata ai due negozi. E da questo lato devo creare questa zona del mercato con le bancarelle. Qui c'è il campeggio per chi vuole venire in campeggio. E qui c'è l'area appunto del campeggio. Qui ci sono un po' di alberi da frutto, ho tutti i frutti sull'isola. Questa è bellissima, l'area picnic, ragazzi, adoro tantissimo questo oggetto, cioè guardate, col sushi, no, bellissimo. Ah, ve la faccio vedere così. Se andiamo da questo lato invece c'è tutto il vicinato, perché ho deciso praticamente di mettere tutti gli abitanti a vivere uno vicino all'altro, quindi pian piano sto decorando e cercando di rendere carina la loro zona, appunto, dove abitano. Quindi queste sono tutte le case delle persone, stavo dicendo, degli animali che vivono nella mia isola. E poi qui c'è una scala e si può andare su di sopra, ma per ora qui non c'è nulla di che, se non la foresta di bambù che ho creato, vedete? Eccola qua, qui ci sono tutti i bambù. Per il resto vi farò un update quando avrò sistemato tutta l'isola esteticamente e avrò creato proprio delle zone vere e proprie. Ok,
Ok, ho appena finito una chiamata di più di un'ora con la mia famiglia, i miei genitori, mia sorella e il suo fidanzato. E anche Juno, ovviamente, ho parlato anche con Juno. E ci siamo tra l'altro anche confrontati sulle nostre idee sulla casa di carta, perché l'hanno finita anche loro. E adesso tra poco è ora di cena. Nel mentre non sono neanche riuscita a vedere molti episodi della serie, perché appunto poi ho chiamato la mia famiglia. Ma adesso, cioè, stavo guardando fuori dalla finestra per capire che ore fossero e poi mi sono resa conto, grazie al telefono, che sono le 7:30, ma fuori c'è ancora completamente il sole. Guardate che bella luce, sembra pomeriggio, e io ancora non mi sono abituata al nuovo orario, però mi piace tantissimo, adoro vedere il sole fino a sera tardi. Ormai pian piano sta tramontando già verso le 8, anche 8:30, ed è una cosa che a me mette tantissimo di buon umore, adoro veramente questa cosa. E quindi è un'altra cosa che sto vivendo con positività, nel senso che mi dà quella serenità, anche se sto in casa, vedere fuori appunto il cielo, la luce, il sereno. Veramente sono piccole cose, ma mi aiutano un sacco. Stavo pensando a cosa mangiare stasera, ma poi mi sono resa conto che in realtà devo finire assolutamente una cosa, perché l'ho aperta ieri e si tratta di zuppa di legumi e cereali. Non è nulla di molto sfizioso, però è sano e personalmente a me piace davvero tanto. Ma vi giuro ragazzi, oggi non faccio altro che pensare alla spesa di domani, perché finalmente avrò delle cose vere da mangiare e non più surgelati e cose già preparate, perché ho preso un bel po' di cose fresche. E questa è la cena pronta veramente in 5 minuti, quindi buon appetito. Non so se vi siete accorti, ma pian piano durante la giornata il make up in questa zona mi è andato via, perché continuo a soffiarmi il naso a causa dell'allergia, ve l'ho detto. Comunque stavo già per rilassarmi, mettermi sul divano, anzi mi devo anche struccare, non vedo l'ora. Quindi direi anche di salutarvi. Mi dispiace mostrarmi con questo naso rosso, però comunque volevo salutarvi. Spero che il vlog di oggi vi sia piaciuto. Ovviamente, come dico sempre, in questo periodo i vlog saranno molto casalinghi, ancora più del solito, perché sono a casa come tutti voi. Però spero che appunto vi piacciono anche questi video per tenervi compagnia. E se domani tutto va bene, dovrei appunto anche registrare il video sulla spesa. Fatemi sapere però se vi interessa anche una cosa del genere più sul cibo. E per il resto ci vediamo molto presto con un altro video o un altro vlog. Questo boccolo non sa da fare. Ciao!